Sì, qua è già iniziata la seconda giornata di Villaggio Rousseau e tra tanti approfondimenti più vari che vanno dall'ambiente al fisco è ancora evidente, diciamo così, l'eco di quanto accaduto ieri. Provando a fare una sintesi, ieri Beppe Grillo ha detto sostanzialmente nessuna alleanza, Di Maio per alcuni è stata tradotta come una contrapposizione, ha sostanzialmente detto si vedrà dopo il 4 marzo. E da queste due sintesi proviamo a ripartire con Daniele Pesco, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. È una sintesi che in qualche modo noi cattivi giornalisti abbiamo tradotto come una contrapposizione, però il fatto comunque, ora a parte l'ironia, però c'è una evidente diversità, quindi un'apertura da parte di Di Maio apparente, una chiusura da parte di Grillo. Daniele Pesco ci dice. Allora, né apertura né chiusura. Noi avremo dei temi, li metteremo sul tavolo e vedremo quali partiti vorranno realizzare quei temi. E i temi principali sono reddito di cittadinanza, un aiuto per le imprese, una legge anticorruzione e una legge contro la prescrizione dei processi. Perché dobbiamo risolvere queste emergenze, l'emergenza occupazionale, l'emergenza giudiziaria e poi, mi scusi, ma anche l'emergenza ambientale. Abbiamo veramente soldi, investimenti da fare sul territorio, servono misure strategiche ma soprattutto straordinarie. Dobbiamo vedere i partiti che ci vogliono dare una mano a fare queste cose. Una cosa molto semplice. L'evoluzione in ogni cosa terrena è naturale, nel senso che molti hanno tradotto in queste settimane come un'evoluzione del movimento 5 Stelle. Vado subito al sodo, tema parlamentarie. Di Maio e Grillo, lo stesso Di Battista ha evidenziato questo aspetto, si sono assunti un po' la responsabilità di escludere e di andare a comporre quelli che saranno i collegi uninominali. Peraltro domani sapremo chi avrà superato le parlamentarie e quindi la domanda anche qui è abbastanza naturale. Dall'uno vale uno, adesso abbiamo due persone che in qualche modo si assumono la responsabilità di decidere chi è degno, tra virgolette, o meno di andare a rappresentare i cittadini italiani. Si è assunto un rischio, secondo me, discreto, contenuto, per evitare rischi molto più grossi. Alla scorsa legislatura, a questa legislatura, siamo entrati in 163, siamo rimasti in 123, 40 persone hanno scelto altri obiettivi e secondo me li hanno scelti già prima di candidarsi col Movimento 5 Stelle, quindi erano già persone già destinate a avere, appunto, prendere parte ad altri partiti. Questa è una cosa che da evitare. E quindi Luigi Di Maio si è preso la responsabilità di scegliere alcune persone da lasciare fuori a queste parlamentari, probabilmente perché non avevano i requisiti e probabilmente perché appunto vi è il rischio che magari possano prendere altre strade. Le insidie, si sa, in politica non mancano mai. Abbiamo letto in questi giorni anche dei commenti piuttosto roventi sul blog a proposito di parlamentarie. Malfunzionamenti o meno che ci possano essere stati durante le votazioni parlamentari e le parlamentarie, però c'è di fatto la critica che è arrivata da più parti di chi in qualche modo ha detto c'è qualcosa che non va, e poi quell'audio che è stato diramato su internet in cui sono evidenti alcune perplessità. Come dire, le insidie vengono anche dall'interno del movimento. Ma guardi, il fatto che ci è voluto tanto tempo per votare è il fatto che la struttura è sana, è una struttura informatica modesta e logicamente aveva bisogno dei tempi tecnici per riuscire a raccogliere, ad accogliere tutta la domanda di votazioni. Quindi non era una cosa facile, non era una cosa semplice, soprattutto perché le votazioni sono state tantissime, le persone che hanno votato sono state tantissime. E quindi la struttura informatica ha retto finché ha potuto e logicamente ci sono stati un po' di ritardi. Questo testimonia il fatto che noi ci finanziamo con i nostri soldi, con i soldi delle persone che donano a Rousseau, a questo strumento informatico, a questa associazione, donano quello che possono e noi riusciamo a fare le cose grazie a quei soldi. Quindi l'invito che faccio ai simpatizzanti, agli attivisti, è di donare il più possibile in modo da avere delle strutture informatiche sempre più performanti per riuscire anche, ad esempio, a risolvere il problema dei tempi d'attesa per le votazioni. Questi ed altri temi che approfondiremo da qui a domani pomeriggio, quando sapremo chi avrà superato le parlamentarie. A voi studio.